Vittorio Carlini, la tecnologia pervade ogni aspetto delle nostre vite, anche il modo in cui funzionano i mercati. Ecco, gli algoritmi, come stanno cambiando i mercati? Stanno cambiando in maniera profonda, perché basta pensare che circa il 60% degli scambi adesso negli Stati Uniti è gestito da robot, almeno nella parte della sua esecuzione, cioè nella parte di realizzazione e di incontro della domanda e dell'offerta. È un tema complesso e difficile. La domanda principale che dobbiamo porci è questa: quando noi avremo sempre di più questi soggetti, questi robot che pensano e analizzano i titoli come dei semplici numeri e dimenticano essenzialmente il fatto che questi titoli invece rappresentano la realtà, rappresentano delle società, delle compagnie, degli uomini, rappresentano gli operai, rappresentano l'economia. Ebbene, quando questo modello andrà sempre più avanti, che mercati avremo? Avremo dei mercati che si scolleranno definitivamente dalla realtà, dal mondo economico, dai cosiddetti fondamentali, oppure no? È ovvio che è un po' una provocazione, però il rischio è questo. Il rischio è che a furia di progredire in questo processo ci possa essere anche una disaffezione da parte di grandi investitori, che sono gli investitori tradizionali che hanno fatto le fortune dei mercati finanziari. Penso ai grandi fondi pensione, penso agli investitori di lungo termine, che potrebbero disaffezionarsi a questi mercati. Ecco allora che il problema è anche che cosa noi ci aspettiamo da questi mercati, nel senso di il mercato che cos'è per noi? È una forma alternativa, per esempio, per una società per trovare fondi, capitale di rischio, che non siano i meccanismi classici dell'andare da una banca a chiedere un mutuo, oppure è un luogo dove, anche grazie alla tecnologia, non solo, ovviamente grazie alla tecnologia, abbiamo una situazione in cui gli stocks, le azioni diventano una sorta di semplice, appunto, algoritmo, però allora a quel punto la funzione, se vogliamo, anche di sostenere l'economia può venir meno. Questo è un problema. Servono nuove regole? Servono nuove regole, è una bella domanda. Secondo me le nuove regole, quando arrivano, sono sempre un passo indietro alla tecnologia. Serve un approccio diverso, servono delle logiche diverse. Facciamo un esempio: la Banca Centrale Europea, attraverso quell'operazione, secondo me correttissima e giustissima, fatta da Mario Draghi, di acquistare titoli di Stato sul mercato, ha di fatto in qualche modo tolto, se vogliamo, lasciatemi questa parola, dal mercato i titoli di Stato che erano un po' in difficoltà, dei paesi periferici, la Spagna, l'Italia. Ecco, servono delle strategie per fare in modo che dei titoli importanti, qui dietro ci sono nazioni, ci sono persone, popolo, pensioni, ci siamo noi, possano essere gestiti in maniera normale e tranquilla e non siano oggetto non tanto del cattivo speculatore, che quello ci sarà sempre, ma di una struttura in sede ai mercati che li trasforma in semplici numeri, per cui poi a un certo punto quello che vale 100 può valere 5, poi il giorno dopo può valere 10, senza un legame con la realtà. Grazie a Vittorio Carlini del Sole 24 Ore. Grazie a voi.